Diciamo che è reduce da un successo, insomma, da una bella cosa che è quella dell'Expo. Adesso torniamo all'Aquila. Sì, sono contento perché questa mia città sono tornato da tutte le parti del mondo che ho dormito nei gradini delle chiese la notte era la mia fidanzata, no? Che poi è divorziata, se n'è andata e mi ha lasciato così, con la mia disperazione addosso. Però bisogna reagire, bisogna. E quindi io ho un di bello, se si può dire di bello, è che ho girato tanto, tanto il mondo, che pensavo, ho trovato dei popoli che pensavo di stare 2000 anni avanti, sono ritrovato 2000 anni dietro, perché cose inimmaginarie proprio. E quello che mi dispiace è che l'essere umano, se nasce a una parte, non deve morire. Senta Mariani, questa mostra merita o no? Insomma, è una cosa importante. No, merita. Perché ci sono degli artisti grossi, c'è Boil, e ci sono dei belli artisti. E questo potrebbe essere, diciamo, un lancio, qualcosa per l'Aquila, se le autorità tutto lì sta, perché bisogna. Queste mostre costano. Non ci... Così, quanto costa una mostra del genere? Questa non lo so, però io Expo a Milano ho speso parecchio. Però le ha portato anche un ritorno, diciamo. Ah sì, questo sì, perché è una rivista americana, ha pubblicato 100 uomini più donne e uomini più famosi di questo anno e io ci sono inserito come fatto. Poi c'è un altro americano, lo stesso, che fa dipingere le stoffe e mi segue passo passo, perché dice che i miei quadri sono una risorsa per lui inimmaginabile. Diciamo che è iniziato un secondo periodo, un post-terremoto, diciamo, importante. No, è stata, sì, è vero. Lei sta lavorando tuttora, insomma, no, dov'è? Sempre. Che si mette, insomma, a fare le sue cose? Lo studio, ce l'ho a Bussi, a 50 km dall'Aquila. Non è riuscito a sistemarsi, a trovare una sistemazione, no, anche per stare più comodo? No, perché se trovi localucci piccoli, a me mi servono spazi enormi, grossi. Sempre da solo, sì. E sempre in piena, sì, notte, a seconda, sì, di come è l'ispirazione. Sì. No, l'ispirazione non mi serve, perché l'ispirazione lasciamola all'Ottocento. Adesso c'è la ricerca, che la ricerca ti porta ad andare verso gli altri per dare e ricevere attraverso gli altri. Ci dice le opere che si potranno vedere, insomma, le sue opere in questa... Sono due pezzi, uno piccolino che l'ho fatto con la terra del giardino. Di casa sua? Di casa mia, con la terra del giardino. Sempre con le sue tecniche particolari o una tecnica diversa? Beh, ho cercato di rappresentare il terremoto, più che, capisci? Quindi ho raccolto anche pezzi di casa, li ho assemblati nelle tele, ho fatto un lavoro enorme. Però con grande tristezza proprio in me, perché, come ripeto, sono tornato da tutte le parti del mondo, che questa città, non so, ci stai dentro e la maledici, vai fuori, non vedi l'ora di tornare. La seconda opera invece, Mariani? L'abbiamo fatta dentro lo studio che io avevo, la chiesa di Santa Caterina da Siena. Era del 400, adesso, e quindi l'abbiamo fatta in occasione della venuta della RAI, primo canale, e hanno ripreso tutto questo quadro che io stavo facendo. Durante la realizzazione? Sì, no, hanno filmato tutto, hanno ripreso tutto, e penso che
la proietteranno qui nella mostra. Vi dico un'ultima cosa, il locale storico, lo studio storico, quello insomma che poi tu, che fine ha fatto, come sta messo? Sta messo male, perché non so se quando ci arriveranno a aggiustarlo, ma non per adesso. È crollato un po'... la cariatide, tutta la parete, insomma mi ha rovinato un po' tutto, la mia storia, la mia... Si sente ancora cittadino senza città, anche dovendo così spostarsi a Bussi per lavorare? Ma io, guardi, ho una capacità incredibile, sto bene dappertutto, solo mi devi dare lo spazio, se non ho lo spazio non riesco a fare niente, quindi... Sono dovuto andare a Bussi perché ha trovato questo spazio enorme e lavoro bene, perché il nome ormai va forte, va gira. Pensi che un americano che fa le stoffe, dipinge le stoffe, segue i quadri miei, perché è affascinato dai quadri miei, per fare poi un prodotto suo di stoffe. Quindi no, sono belle cose. Andiamo avanti. Andiamo avanti? Che dici? Penso di sì, insomma, cioè, le intenzioni ci sono. No, ma io per carità non sono nato per questo, perché io facevo i mini figurati all'elementare. Ma qualche rammarico e qualche rimprovero ce l'ha, insomma, qualche rammarico, qualche cosa, insomma. Ma che lei mi deve dire chi non ce l'ha. Lo so, però. Chi non ce l'ha. Io il rammarico è stato di aver creduto a delle persone false. Sa quante cose gli avevano promesse, posso immaginare? No, ma proprio a livello... Mentre poi ho conosciuto grandi pittori. I falsi si incontrano sempre per la strada. Sì, sì, Rauschenberg, del pezzo Lucio mi dice: Marcello, andiamo agli scarichi. Ma dico, andiamo agli scarichi, mi metteva 8 carte davanti. Quale ti piace? Dico, questa, piglia appiccica. Che stai a pensare? Io dormivo con Mimmo Rotella a Roma. Ci andavamo a fregare i manifesti la notte e lui faceva sti decollage. Arrivò Villa, il grande Villa, che era eccezionale, ma sembra a dormire, no? Dico, lui lavora. E dove sta? Tirai da sotto il letto, lo vidi sbiancare. Lui gli disse tante quelle male parole, perché non si era fatto vedere, quindi... E questa è un po' la storiella così, perché poi ci sarebbe da raccontare